Ecco ragazzi, qui inizia la strada della vergogna. In Italia, siamo in Italia, in Umbria, in questa strada che ha più crateri lunari o marziani della Luna stessa o di Marte stesso. Guardate che questo è un canyon. Queste non sono buche, cioè, questo è un canyon, guardate. Cioè, poi lì c'è proprio, vabbè, qui c'è caduto quel meteorite che, sentite anche il cane, è incazzato. C'è caduto il meteorite che ha sterminato i dinosauri. Eh sì, concordo con lei, signor cane. Guardate, per carità, strada privata, però voglio dire, un po' di buon senso. Guardate anche qui. Qui. Quark. Questa, vabbè, la più piccolina. Quark. Lì un po' di arte astratta. Qui ci abbiamo un po' di arte astratta con vari colori, sfumature di grigio. Facciamo una bella panoramica della strada della vergogna, piena di crateri tipo Pluto, penso, a questo punto. Qui, vabbè. E dopodiché la situazione si presenta un po' meglio, vedete? Cioè, questa parte è veramente scabrosa, ragazzi. Ah, miseria. Cioè, a sto punto è meglio lasciare la strada non asfaltata piuttosto che fare lavori del genere. Voi che ne pensate, ragazzi? Guardate che manco. Io manco in Brasile o in Namibia ho visto mai strade ridotte in questo modo. Il Grand Canyon. Vedete, non c'è bisogno che andiate, come già dissi in un video, andiate in Arizona per vedere il Grand Canyon. Il Grand Canyon è qui, il Grand Canyon di cemento, ragazzi. Per questo video dall'Umbria è tutto, un caro saluto, ciao ragazzi.